Aria frizzantina questa mattina al bivacco di Riyadh, è la nostra tappa di riposo. Riposo in realtà è una parola grossa per i meccanici e per tutte le assistenze che lavorano senza fermarsi per rimettere a posto ogni cosa, cercare di riparare magari i danni più grossi. Ora vi faccio fare un giro in questo grandissimo paddock, in questo grandissimo bivacco, esteso da tutte le parti, laggiù in fondo anche il mio team, eccolo là, R-Team. C'è un movimento pazzesco di ogni genere di cose, mezzi che vanno e vengono, insomma c'è un po' di tutto. Eccolo là il nostro Marione che sta facendo una cura di bellezza, eh? Qui c'è una tenda beduina, mezzi da tutte le parti, ovviamente è anche l'ora del pasto e quindi molti qui si prepara anche carne, guardate che spettacolo. Faccio vedere un po' di cose. Questo è un cambio Sadev, cambio molto performante, molte macchine racing montano quel cambio, anche le nostre vetture, le nostre Mitsubishi hanno questo tipo di soluzione. C'è molto vento oggi, comunque l'aria è ancora fresca. Ci sono arrivate delle immagini da Neom, dove eravamo l'altro giorno, che ha nevicato, immagini con la neve, quindi molto freddo, eh? Quindi quello che abbiamo passato l'altro giorno al bivacco di Halil, le 0 gradi ovviamente sono manifestati poi con la neve. Vediamo un po', diamo una spizzata qua. Il Canney britannico. Sì, anche i ragazzi, i piloti sono molti sono in albergo, non sono qui. Loro veramente hanno bisogno di stare nel letto, di riposarsi per recuperare energie. Siamo solo alla metà gara, quindi c'è ancora un'altra metà di Dakar da affrontare. Sarà una cosa anche un po' complicata, anche perché ora ci aspetta il deserto vero e proprio. 600.000 chilometri è l'estensione del deserto che dovremo attraversare, le prossime 6 tappe che ci porteranno poi al bivacco finale, al podio finale di Al-Qiddiyah, che si trova a pochi chilometri peraltro da Riyadh, dove vi stiamo parlando, da dove vi sto parlando. Side by side in manutenzione, guardate che dispiegamento di forze del team Optimus. A dare un'occhiata anche ai team più blasonati, questo è il team Red Bull dei side by side con i due americani che sono fortissimi, e poi c'è anche un francese che naviga bravissimo qua. E poi ovviamente dicevo c'è anche quello di Cyril Defray, eccolo qua, questo è il suo side by side. Mi sposto da quest'altra parte, qui c'è il team KTM, KTM Factory. Eccole qua le moto, quelle toste, ci sono i vari personaggi. Qui c'è la moto di Toby Price, eccola qua. Tutto lo staff KTM. C'è Mattias Wolkner. Hi Mattias, how are you? Fine. Good. Are you scared?
in a Toby Price. Let's go, let's go. All right, ready? Toby Price che cercherà di fare la barba. È una bella scenetta questa, eh? Continuiamo la nostra esplorazione al bivacco di Riyadh. Qui la Red Bull fa le cose in grande, guardate che zona catering che hanno loro. Ci sta tutta, ci sta tutta. Andare a vedere se trovo anche Pablo Quintanilla, eccolo qua, ve lo faccio vedere questo bel ragazzo. Eccolo, guardate che meraviglia. Hi Toby. Con Pablo Quintanilla. Ciao Pablo, come stai? Vieni tu, todo bien. E la carriera come va? Bien, contento. Muy contento? Contento di stare in questa posizione di descanso, disfrutando molto, stavo super entretenido. Ha stato difficile, duro, però l'ho passato bien. ¿Y qué te parece en general de esta carrera aquí en Saudi Arabia? Mira, la verdad que la ruta han estado complicadas, han estado difíciles, pero el paisaje es maravilloso. Maravilloso. Los valles, las montañas, los lugares por donde hemos andado han estado realmente maravillosos. Y seguramente la segunda semana vamos a encontrar unos paisajes asombrosos también. Bueno, hoy descanso y mañana full gas. Chao Pablo. Pablo Quintanilla. Abbiamo già avuto modo di conoscere, di vedere, abbiamo intervistato anche al Merzuga, grande pilota, grande manetta, l'anno scorso protagonista di un volo spettacolare quanto drammatico nella sua interezza, lo potete vedere sul canale YouTube, mettete Pablo Quintanilla, Crash Dakar 2019 e lo vedrete. Qui in zona c'era il camion che aveva portato la moto di Francesco Catanese, che ieri sera abbiamo intervistato all'arrivo al bivacco, stremato, dopo aver fatto 100 km sul cerchio, aveva stracciato la mousse che si era parzialmente fusa all'interno dello pneumatico e poi lo pneumatico, questa cosa non l'ho ancora capita, ma devo indagare. Probabilmente è più corretto lo pneumatico. E dunque nulla, gli ha stallonato appunto il copertone, facciamo così, e si è stracciato ed è rimasto sul cerchio. Insomma, situazioni che evidentemente nessuno vorrebbe vedere. Manutenzione anche per i vari team, eccolo qua, il nostro barbero. Sì, in forma. Ciao Ciccio, io sì, tu? Sì, bene, sono qualche lavoricchio, ho fatto un po' tutto il necessario, ho risolto il problema che avevo sul serbatoio di destra e ho cambiato anche i filtri dell'olio, ho spanato una vite, però ho già rifilettato del 5, era del 4, mi sembra che tutto funzioni. Adesso. Però tu sei mole, mi raccomando, perché sì, devi riposare nel frattempo. Tutto tranquillo, vado via sereno. Dai. Ciao ragazzi. Ciao caro, in bocca al lupo. Lasciamo il nostro connazionale alle prese con i suoi lavoretti. Lavoretti qui alla tappa di riposo. Si lavora, manutenzione sulle varie moto. Ecco qua, c'è un dispiegamento di forze e di moto che vi garantisco lascia senza fiato, incredibile. Sembra impossibile che ci siano così tanti mezzi in una sola gara, ma in realtà è così. Qui c'è anche uno dei meccanici di Curas e Blanco, che sono questi due spagnoli, su questo side by side, personaggio, una specie di rasta. Eccolo qua, che sta lavorando. Qui tenemos un rasta.
¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, aquí trabajando. Con poco espacio dentro del buggy. C'è poco spazio veramente per lavorare lì c'è. Beh, insomma. Ancora immagini meccanici al lavoro. Ecco, questo è uno dei miei mezzi preferiti. L'ho beccato 3-4 volte. Prova, è questo bellissimo colore, mi piace molto, mi piace particolarmente. Sono di due olandesi, Williams e Van Pelt. Tra l'altro anche un bel groove, questo mezzo. Volevo fare un giro anche la Sherpa. Ora se incontriamo qualcuno. Ma direi che come vi dicevo molti piloti non sono qui, ecco qua, questo è un laboratorio, guardate che meraviglia come è stato allestito bene, meccanici al lavoro. Facciamo lavorare. Entriamo nell'area del pro. Questa è diciamo l'area riservata un po' al catering, ci sono anche i servizi igienici. Là c'è ancora Alberto Bertoldi a passeggio all'interno dell'area dei piloti che non hanno assistenza, si devono fare tutto da soli, e sono quelli che in verità io apprezzo, stimo tantissimo, perché in effetti sono veramente dei piccoli eroi, piccoli grandi eroi, perché quello che fanno è veramente encomiabile, e allora meritano tutto il nostro rispetto, così come anche Mirko Pavan. Ciao Mirko, ciao, ritroviamo, ciao ancora il nostro amico Mirchetto. Ancora le prese, hai smontato tutta la moto, ti ha lasciato con la moto a posto ieri e adesso che è successo? Dobbiamo farci manutenzione, oggi è la giornata di riposo, ma si fa la sì, il riposo tra virgolette, in effetti per lo sappiamo. Fortuna, stanotte siamo riusciti a riposare bene su un letto vero. Sì, è un'altra cosa. È una bella cosa. È un'altra cosa. Mirko Miotto, eccolo qua, team manager che oggi peraltro tornerà in Italia. Ciao Mirko, come stai? Ciao Franco, tutto ok? Però oggi ci lasci? Purtroppo sì. Devo tornare, dovere. Mi dispiace molto perché sai che cosa? Era diventata una piacevole consuetudine arrivare al bivacco la sera e ritrovare te, il tuo volto sorridente e ovviamente le tue battute. Sei una persona sotto questo punto di vista spettacolare, perché sei molto solare, quindi bello. È stato un dramma. Peccato che arrivi, insomma. Il check-in del volo fino all'ultimo, però devo tornare. Purtroppo devo tornare. Vabbè, dai, comunque ci rivedremo poi in Italia. Comunque te lo curo io, Mirchetto. Mi raccomando, stagli dietro. Mi fido di te. Assolutamente. E comunque, dai, lui non ha bisogno. È già bello tosto. Ha già preso. Sa il fatto suo, sa il fatto suo. E sa com'è ormai da Dakar. Per cui. Poi c'è Magilla di sostegno. Magilla è il fratello, lo diciamo. Mattia che è il fratello di Mirchetto. Magilla, è veramente il suo fratello, sì, tutti insieme, cioè, il suo angelo custode, è vero. Bene ragazzi, io vi lascio lavorare, non voglio disturbarvi troppo, sto facendo una panoramica su tutto il bivacco. Vai tranquillo. Ci vediamo Franco. Poi più tardi. Ragazzi, sì, buon lavoro. Luca, io ti vedo ancora. Sì, dai. Sì, ma no, ci vediamo dopo. Dai, va bene. Oh. Ma che c'è anche Cesare? Zacchetti, ecco qua, assistenza in portiere italiano. Bertoldi, eccolo qua. Alberto, ciao Alberto. Ciao, Supermeccanic e qui Zac. Ecco, un po' meno meccanic. Però c'è l'Albertone che mi aiuta e via. Poi c'è anche questa qua che tra l'altro aiuta abbastanza. Beh, devo dire che sì, in effetti, ragazzi, sono lavori grossi. Il soggetto è veramente interessante. Va bene, adesso però non cadiamo
nel banale, nel ridicolo e anche nel volgare, Alberto, è vero? Si trova perfettamente. Chiudiamoci nel nostro religioso silenzio e invece andiamo a vedere questa bella moto, questo bel cappone tutto smontato del Bertoldone nazionale, eccolo qua. Guarda che meraviglia. Tutto smontato, anche un po' conciato, Alberto, non me l'hai trattata benissimo. No, come? È solo che devo ancora andare a lavarla, la moto è perfetta. Ah, vabbè. Vabbè, io... un po' di segni, ma... vabbè, ma sono quelli dell'usura della battaglia, dai, Alberto, le pietre hanno lasciato il segno. Ah, sicuramente, Quel giorno le pietre attraversate. È tremendo. Bene, dai, vi lascio lavorare. Ciao, ciao Alberto. Scusate, io... Sono un po' distratto. Chiaro, non distratti troppo, Franco, no, mi raccomando. No, perché qui sai anche il testosterone. Solo moto, mi raccomando. In mezzo a tutta questa sabbia, però queste cose qua. Adesso insomma, non girarti di colpo, però se per caso ti capita. Però manca una cosa. Il prosecco. Manca il prosecco. Questa è una tragedia. Qui non si possono bere alcolici. Cugino, non si possono bere alcolici, quindi. Però il prossimo anno. Di sguincio, Franco, magari. In una cassa, in mezzo all'olio, un paio di bocce per noi. No, ma che? Un bancale. Tu hai capito come si fa a portare una boccia di prosecco? Ci proviamo. Occhio però, ragazzi, visto. Che qua è dura. Abbiamo già visto come fare, Franco. Va bene, dai, ciao ragazzi. Ciao. Io proseguo la mia esplorazione. Guardate la mise di questo concorrente, col quad. No, Carlo, sì. Che cosa vuoi? No papà, ti avverto, però ora tu vieni, te lo vieni. Il campione della Dakar. L'avventura tua, che quieres che te diga? Mira, io cada vez que esto, ya no es ni respeto, o sea, se lo dicho que no, no me da nada envidia. El señor Verza. Por favor, yo corrí con él en 2015, bueno, corrí con él, yo aguanté 5 etapas en el 2015, para mí es el ídolo de todos los Dakar. Lo he estado siguiendo en todo, lo sabe, he hablado con su hermana también. Es un vero héroe, No, es la verdad, o sea, ya es difícil hacerlo en un... En un motul Mayismoto con una moto, con esto ya es, y lleva un montón de Dakares, ha acabado, le deseo lo mejor, porque sabe que tiene mi respeto de todos los Tuareg y... No, García Manuel, l'abbiamo trovato, del Club Adventura sì. Tuareg, che l'abbiamo trovato, lo dico per i nostri amici a casa, all'Hispania Rally sì. A marzo lo scorso anno, è stata una bella avventura, una buena carrera esta in Valencia. Cada vez además tenemos más relación entre los pilotos italianos y españoles, porque estamos confluyendo en lo más importante, sobre todo en los amateurs, que es la navegación, ¿no? Sí, yo claro. Tengo buenos amigos italianos, saludo a Silvia Giannetti, que es amigo Silvia Giannetti, certo, Maurizio Dominella, hemos estado peleando muchas carreras. Maurizio Dominella está con mi team. Dominella para mí es Dios, ¿no? Porque yo he peleado con él, pelear, en el buen sentido de la palabra, en Túnez, en Libia, hemos coincidido y para mí es el mejor navegante que hay, para mí es italiano, tiene mi respeto. Esta edición para Maurizio Dominella es la número 28. Sí, lo sé, ¿sabes? Lo sé. Está superado por un español de coches que es Xavi Fog, pero la verdad que 28 ediciones en el Dakar como él, además, que es un maestro de la navegación, es de quitarse la gorra. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Chao. Luego. Chao, vediamo. Italia. Chao. Chao, 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 Manuel. Grazie. Insomma, c'è tanto rispetto per tanti piloti italiani. Ragazzi, questa è una bella sorpresa. Xavi Vega, ciao Xavi, come stai? Perdonate, me lo sono un attimo abbracciato, ma siamo proprio amici e amici. E qua c'è anche Sarita, che questa mattina ho visto fuori dal catering, dalla zona catering. Come stiamo? Chico, tutto bene? Sarita, come sta la tua carriera? Bien, mejor que el año pasado. Mejor, mucho mejor que el año pasado, pero sí. Cuidada, muy atenta. Sí, queda una semana todavía. Bueno, Xavi, ¿qué dices de esta edición Dakar aquí en Saudi Arabia? Mucho más bonito y disfrutando desde el primer día. Sí. Que el año pasado solo disfruté dos días, el resto llegué de noche y muy complicado. Bueno. O sea, que este año lo estamos pasando bien, bien. Suerte y full gas, No, full gas no, medio gas, por favor, loro sono fidanzati, stanno insieme. Grazie. Quindi, bocca al lupo si dice in Italia, ragazzi. Ciao, buon lavoro. E qui anche Rashid, come stai? Il mio amico che vive in Spagna, ma lui è marocchino. Xavi, che ti pare essere stata a carte? Bueno, mucha piedra.
Duro, mucha piedra. Mucha piedra. Sí, la primera etapa mucha piedra. Beh, Rachid, todos los pilotos han visto las cosas muy difíciles. Sí. Y ahora estamos al medio de carrera. A medio, falta el otro medio. Pero yo pienso... Manca la próxima mitad. Sí, yo pienso que la siguiente semana de arena mejor. Dice che la seconda settimana di sabbia per lui sarà migliore, ma vedremo, ve lo racconteremo. Sì, voy a dar golpe, ¿vale? Un po' di colpi qui alla moto. Ciao Rachid, a golpearla. Te dejo trabajar. Nos vemos luego. Yo soy mi propio mecánico. Fuerte. Venga, gracias, luego. Siamo l'area al punto. Faccio fare ancora un giro da quest'altra parte e poi torniamo alla base. Tanto qui c'è qualcuno che gioca anche. Guardate, c'è anche qualche trabicolo della Motul. Eccolo qua, guardate un po'. Riesce a fare anche delle derapate questo attrezzo. Yes, hey! Original by Motul è grande sponsor di Dakar, che chiaramente si occupa di procurare tutto quello che serve in termini di lubrificanti, oli e quant'altro, qualsiasi tipo di liquido per le moto, per la zona Malmotò e i piloti senza assistenza. La zona riservata al catering, al merchandising, alle interviste, piccolo point dove sera fanno un aperitivo, poi accendono anche il fuoco. Questa è consuetudine dei bivacci. Questo tra l'altro è un bivacco molto confortevole, perché non è sulla sabbia come gli altri che abbiamo trovato. Non vi dico come sono conciati i nostri bagagli che vanno su e giù dal camion tutto il giorno, e qui siamo sull'asfalto, quindi sono molto più questo maxi schermo, questo palco che vedete è quello dove la sera si fa il briefing, e durante tutta la giornata questo monitor trasmette le immagini salienti della gara, scorre attraverso gli highlights e quant'altro. Vi ho fatto vedere anche qualche giorno fa un piccolo report sui servizi igienici che sono sistemati all'interno di questi container, con degli addetti che lavorano in maniera instancabile tutto il giorno. Qui c'è anche una... Merino, hola, che tal? Hola, muy bien. Todo bien? Todo bien, todo bien. Dicevamo di questi container dove ci sono servizi igienici, ci sono le docce, vedete? Ovviamente c'è anche una parte riservata alle donne, ragazze. Comunque, insomma, questa è un po' la vita del bivacco, eh? Bivacco, qui siamo nel super lusso, ripeto. Delle volte viene attrezzato in zone che sono particolarmente impervie, quindi non è facile. Ma soprattutto è facile perdersi, è difficile riuscire a trovare la propria zona, perché c'è un'estensione, adesso io non ve lo so quantificare in metri quadrati, ma sono veramente tanti. Talmente tante le persone che gareggiano. Ecco, questa è la zona di montaggio, smontaggio gomme, moto e auto della BFV Goodrich. Questo è il servizio che la Dakar fornisce, con questi meccanici che lavorano qua, anzi qua giù, lavorano tutto il giorno per la forza della moto. Questa farà piacere sicuramente ad Alessandro Marini di Riga Gomme, che peraltro non ha nulla che invidiare in quanto assistenza agli pneumatici in gare di enduro, ma anche di altri tipi di sport. Abbiamo documentato insieme al mio amico Ernat come si monta uno pneumatico con lo smontagomme manuale. Quello automatico ovviamente con tutto quello che si può fare è molto, relativamente molto più facile, in realtà non è proprio quello che abbiamo documentato.
81 era molto più grezzo, molto più vivo, vero, secondo me. Però insomma, questo è un servizio che viene ovviamente fornito a pagamento, non pensiate che sia gratis. È difficile trovare qualcosa di gratis, la realtà. Qui si paga quasi anche l'aria che si respira. Ecco qua. Le gomme, le pigliette quale, e loro la danno. Ovviamente ci sono anche delle tariffe agevolate, certo, questo sì. Però è tutta roba che si paga, che ha un costo. Via, figurati. Ah, qui c'è una squadra che va al catering, con quelle della Bughira, eccoli qua, il plotone che va a pranzo.